never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Il progetto in breve consiste nello sviluppare un tool che serva per poter creare delle terapie personalizzate per pazienti di tumori rari sfruttando la tecnologia del quantum computing. Il mio progetto consiste nello sviluppare un sistema di sicurezza crittografico che aumenti la sicurezza dei nostri dati in cloud attraverso lo sviluppo di un sistema che si chiama Attribute Based Encryption, ovvero un sistema crittografico basato su attributi. Il mio progetto consiste nell'utilizzo delle tecnologie applicate all'ambito dei beni culturali e verrà strutturata e una visita virtuale immersiva con contenuti arricchiti attraverso la produzione di questi e con intelligenza artificiale. Allora, il mio progetto sostanzialmente si occupa di deep learning, quindi l'obiettivo è sviluppare un algoritmo di intelligenza artificiale per il rilevamento dello stato emotivo di utenti di sistemi tecnologici autonomi o semi-autonomi, come per esempio alla guida di un veicolo a guida autonoma, appunto. E quindi l'obiettivo è proprio quello di individuare lo stato psicofisico e emotivo dell'utente e adattare il comportamento e il funzionamento di questo sistema di intelligenza artificiale in base proprio a questi feedback che sono forniti dall'utente.